Ciao, sono Federica e oggi vi porto a Palazzo Strozzi. Eccolo qui, dietro di me. Palazzo Strozzi è uno dei migliori esempi di architettura del Rinascimento. Viene realizzato intorno al 1489 per Filippo Strozzi. E indovinate un po'? La famiglia Strozzi è una delle più ricche di Firenze. La loro professione è facilmente immaginabile se pensate al loro cognome. Strozzi, erano strozzini, banchieri non onestissimi che prestavano denaro e poi lo richiedevano indietro con un tasso di interessi esorbitante. E da questo loro commercio gli deriva una delle ricchezze più incredibili di tutta la città. Gli Strozzi erano, diciamo, amici e nemici con la famiglia dei Medici. E allora, per realizzare un palazzo del genere così grande, così assolutamente visibile, chiedono il permesso a Lorenzo de' Medici. Lorenzo de' Medici è lusingato di poter dare il permesso agli Strozzi, anche perché Filippo Strozzi non solamente chiede il permesso, ma chiede di copiare il palazzo di Lorenzo. E questo è il risultato. Lorenzo non lo sa, ma il palazzo di Filippo sarà molto più grande del suo ed è per questo probabilmente che acconsente al fatto che venga copiato. In realtà non viene portato a termine perché succede qualcosa di incredibile. Il figlio di Filippo Strozzi, chiamato con molta fantasia Filippo il Giovane, ad un certo punto prova ad organizzare una congiura contro la famiglia Medici, ma la cosa non va a buon fine, la congiura viene scoperta, Filippo Strozzi viene imprigionato ed in prigione si dice che lui commetta suicidio. O forse mentre è in prigione viene ucciso dai Medici? Questo non è dato a sapere. Quello che sappiamo è che la fortuna degli Strozzi termina in quel momento e la famiglia non riesce più a portare a termine il palazzo. È un dettaglio, ma non di poca importanza. Vedete il cornicione che corre lungo il tetto? Su un lato è decorato da dei bellissimi fiori e tutto rivestito di pietra, mentre sull'altro lato semplicemente manca. Vuol dire che la famiglia decide di risparmiare sulla costruzione tagliando dei dettagli, come appunto il cornicione del tetto. Cuore del palazzo, il cortile. Oggi Palazzo Strozzi viene utilizzato dalla Fondazione per ospitare mostre di arte e ha anche un centro di arte contemporanea. All'esterno vedete una delle installazioni più interessanti dell'ultimo anno realizzate a Firenze. Si tratta di J.R., un artista francese, uno dei più importanti artisti di strada. In realtà non è più un artista di strada, ma è un artista ufficiale a cui viene commissionato un lavoro che parla della situazione contemporanea, la ferita. La ferita però non va vista da qui, ma ha un altro, differente punto di vista. Il punto di vista esatto per guardare quest'opera è proprio da qui, dall'altro lato della strada. Vedete come questi pannelli montati da J.R. sulla superficie del palazzo
diano l'idea di un'apertura, una ferita all'interno di questo luogo di cultura. In un momento storico come la pandemia, in cui tutti i luoghi di cultura sono chiusi, JR ce li apre in maniera illusiva e ci mostra alcune delle opere iconiche custodite da Firenze, non all'interno di Palazzo Strozzi, ma appunto all'interno della città stessa. Se ti è piaciuto questo video, metti un like e segui il nostro canale YouTube. Ci trovi anche su Instagram e su TikTok. Ciao!